Semmai a Teramo si volesse attribuire una vocazione, la si potrebbe individuare nell'eccellenza della sanità pubblica. E nella sanità pubblica spicca la medicina veterinaria, che nel teramano vanta una tradizione invidiabile già dal 1700. La storia dello sviluppo di questa specialità medica è racchiusa in un volume curato da Ottavio Di Stanislao e Luciana D'Annunzio dell'Archivio di Stato di Teramo e che raccoglie importanti e autorevoli testimonianze. La pubblicazione, sostenuta dal vicepresidente della Regione Abruzzo, Paolo Gatti, è stata presentata nell'aula convegni del moderno ospedale veterinario universitario di Piano d'Accio. Un omaggio alla medicina veterinaria di Teramo, che è sempre stata un'eccellenza. Ma diciamo che sono le nostre origini, la provincia di Teramo, l'Abruzzo, sono territori che hanno vissuto di questo, hanno vissuto di agricoltura, hanno vissuto di allevamento, di animali, veniamo tutti quanti da lì. E poi dalla veterinaria del fango e delle campagne, piano piano nel corso dei decenni abbiamo avuto l'istituto zooprofilattico, la facoltà di veterinaria, adesso questo ospedale veterinario molto importante, quindi siamo un'eccellenza, l'Abruzzo è e la provincia di Teramo è un'eccellenza nel campo della medicina veterinaria a cui noi dobbiamo molto e sulla quale dobbiamo continuare a investire. Questa pubblicazione ha a che fare con la memoria, con il passato, con il presente, ma anche con il nostro futuro. Nel libro è raccontata l'evoluzione di una professione nata nel fango delle campagne e che oggi si studia alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, tra le più prestigiose in Italia, e che il Censis quest'anno ha posizionato tra le 13 migliori del nostro paese. Lei ha scelto di essere veterinario e ha dato alla veterinaria tutta la sua vita. Che significa essere veterinario? Allora, come giustamente ha detto lei, prima di essere preside, prima di essere un docente di clinica ostetrica, sono un medico veterinario. A me la professione ha dato tanto, perché vengo dalla libera professione nella zona dell'Emilia Romagna. E cosa significa essere veterinario? Significa non solo curare gli animali, perché quello è il settore clinico, ma significa anche pensare alla salute dell'uomo. Pensate che tutto quello che arriva sulle nostre tavole, è controllato dai nostri servizi veterinari, che sono servizi di eccellenza in ambito nazionale e non. Voi avete questo ospedale per gli animali bellissimo, cosa si fa qui? C'è un gruppo che si occupa di piccoli animali, cani e gatti, e facciamo dalla visita fino a interventi di chirurgia importante. Un'eccellenza in Italia? Beh, presuntuosamente direi proprio di sì.